Benvenuti all'intervista di confronto sul referendum sul taglio dei parlamentari. D'accordo con la Silvana Amati per il comitato no, rappresentante comitato no per il referendum Senigallia, e con la Elisabetta Palma, portavoce uscente Movimento 5 Stelle Senigallia, abbiamo scelto di togliere la mascherina e di mantenere la distanza di sicurezza di un metro. Così potremo fare questa cosa più agevolmente. Diamo il benvenuto a Silvana e Elisabetta. Grazie, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Cominciamo da chi ha avanzato la proposta, quindi la parola per prima al sì. Avrete 3 minuti di tempo a testa per esporre le vostre ragioni di voto, 2 minuti di tempo per controbattere e infine avrete 1 minuto di tempo per dare un saluto e fare un appello al voto. Allora iniziamo. Prego. Grazie. Elisabetta Palma per il sì. Allora, il nostro è un appello a votare sì al taglio dei parlamentari. Questa motivazione è sostenuta da diversi motivi. Innanzitutto ricordiamo che il taglio dei parlamentari è una legge già votata addirittura un anno fa, l'8 ottobre 2019, laddove alla Camera dei Deputati, alla quarta lettura, addirittura l'88% dei deputati votò sì a questa fondamentale, importantissima riforma. Quindi capite bene come questa è stata una votazione che è stata trasversale su tutto l'arco del Parlamento. Con questa votazione, con questa riforma, l'Italia arriva finalmente ad avere un numero di rappresentanti eletti simile a quello degli grandi altri stati europei, alle principali democrazie occidentali. Con questa riforma infatti noi passiamo da 945 parlamentari a 600 parlamentari, ponendoci allo stesso livello delle altre grandi democrazie come per esempio la Francia, il Regno Unito o la Germania. C'è chi lamenta il fatto che questo taglio dei parlamentari equivale a una minore rappresentatività dei territori. È falso. Perché è falso? All'articolo 67 della nostra Carta Costituzionale viene chiaramente espresso il fatto che ogni parlamentare rappresenta l'intera nazione. Avremo quindi 400 deputati, uno ogni 150.000 abitanti, 200 senatori, uno ogni 300.000 abitanti, nel rispetto di quello che fu il mandato dato dai nostri padri costituenti in assemblea. Chi lamenta anche una diminuzione o una contrazione della rappresentatività dei cittadini? Questo non è vero. Dato che, come ho appena detto, la nostra Carta Costituzionale non nomina, non definisce il numero dei parlamentari eletti, ma dà soltanto dei criteri di proporzionalità sulla base della popolazione, nel 63 l'allora governo guidato dall'ADC inserì come numero il numero di 630 deputati e 315 senatori. Quindi questo numero non è dato dalla Costituzione, ma da un governo. Nel frattempo, poi, nel tempo, negli anni 70 sono arrivati i consigli regionali e anche il Parlamento europeo, quindi il livello normativo ad oggi esistente non si limita alla normazione parlamentare italiana. Noi abbiamo infatti la possibilità di eleggere 76 europarlamentari, 884 consiglieri regionali, e ricordo che i governatori delle regioni hanno un tavolo in Europa per poter portare le loro istanze, e 986 consiglieri provinciali, qui chiudo, che sono purtroppo con la riforma del Rio non più eletti dai cittadini. E qui mi fermo. Adesso facciamo intervenire Silvana Amati, che è per il comitato per il no. Grazie, è un piacere poter essere qui e portare a voi le informazioni giuste, comunque il punto di vista di chi, come me e come altri a Senigallia e non solo, sostiene che vada non approvato questo referendum. Il riferimento alla Carta Costituzionale che è stato fatto da poco è comunque improprio, perché comunque il numero di parlamentari attualmente presenti è evidentemente compreso nella Carta Costituzionale, non quella dell'origine ma nella Carta Costituzionale, tant'è vero che è quello che noi andiamo a fare.
domenica e votare appunto un referendum costituzionale, dove voi sapete non c'è bisogno del quorum, ma conterà la persona più uno che va a votare. Qualunque sia il numero dei partecipanti, basterà che vada una persona in più e passerà o il sì o il no. Io ritengo che la rappresentanza non vada toccata, che sia fondamentale per un paese avere rapporto tra i cittadini e gli eletti. Il fatto che in questo periodo, ormai da anni, ci sia una critica spesso ingiusta al valore della rappresentanza e che alla fine si sia dato in un momento di difficoltà, in un momento come quello di oggi, dopo la pandemia, di disagio economico, l'idea che sia la classe politica, la rappresentanza istituzionale, la cosa da condannare, da ridurre, da colpire perché così si migliora il mondo, è un'idea sbagliata, ingenerosa e soprattutto fuorviante. Essere in Parlamento vuol dire portare la voce dei nostri territori in Parlamento. Ridurre il numero del rapporto tra cittadini ed eletti vuol dire rafforzare la cosiddetta casta, perché saranno sempre meno e sempre più scelti dalle segreterie dei partiti, come si dice che non dovrebbe essere, e vuol dire allontanare i territori appunto dalle persone che dovrebbero difendere e tutelare i loro interessi. Quindi ritengo che questo taglio sia assolutamente improprio, e poi sono molto legata al fatto che la Carta Costituzionale vada applicata e maneggiata con prudenza. È la barriera alle difese democratiche. Fino ad oggi, con due grandi riforme, la devolution del periodo di Berlusconi e il progetto di Renzi del 2016, in entrambe le riforme è stato proposto il taglio dei parlamentari e i cittadini a larghissima maggioranza hanno bocciato entrambe le riforme. Ora questa è la più semplice ma anche forse la più fuorviante, perché le due grandi riforme che io ho contribuito a bocciare votando no e partecipando in tutti e due i casi, anche nel caso della riforma Renzi, al voto no al referendum, toccavano complessivamente un quadro istituzionale, mentre in questo caso parlare solo dei parlamentari vuol dire in fondo illudere un po' la gente che così si colpisce la casta mentre si riduce il valore della rappresentanza dei cittadini. Bene, adesso diamo la possibilità di controbattere a Elisabetta Palma alle motivazioni che ha appena esposto Silvana Amati per il no. Grazie. Velocemente, perché votare sì? Come abbiamo già detto e come torno a dimostrare, il taglio dei parlamentari non rappresenta nessuna contrazione della rappresentatività dei cittadini italiani. Anche per quanto riguarda gli italiani all'estero, il numero di deputati e di senatori eletti scende proporzionalmente da 12 a 8 deputati e da 6 a 4 senatori. Nessuna penalizzazione quindi, in quanto continua ad essere mantenuto l'equilibrio tra le due Camere, Camera e Senato, tanto è vero che noi stiamo in una Repubblica parlamentare ove vige un bicameralismo perfetto. Questo bicameralismo perfetto non viene in nessun modo modificato, gli equilibri tra le Camere restano perfettamente intatti. Perché votare sì quindi? Perché il taglio dei parlamentari favorirà con questa legge costituzionale, con la conferma di una legge costituzionale che ricordo è stata già approvata a ottobre del 2019 dall'88% dei parlamentari, alcuni dei quali si stanno rimangiando la parola data. Ci sarà una maggiore equità tra i rappresentanti espressi dalle regioni. Facendo un semplice esempio, la Basilicata esprime un senatore ogni 83.000 abitanti, la Sardegna ne esprime uno ogni 205.000, con una sproporzione a svantaggio della Sardegna di oltre 2,5 volte. Forse i cittadini sardi sono meno degni di essere rappresentati rispetto ai cittadini della Basilicata? Con questa riforma questa sperequazione verrà ridotta in maniera sensibile. Il taglio dei parlamentari permetterà di avere una maggiore efficienza, perché di più non significa meglio, di meno non significa peggio. È un discorso di qualità degli eletti, non di quantità degli eletti. Ricordo che un terzo dei parlamentari non si reca mai al proprio posto di lavoro pagato da noi. Ricordo che 2/3 dei parlamentari non partecipano a sedute, commissioni e quant'altro, e solo solo il 10% dei parlamentari assume su di sé più cariche istituzionali.
Parliamo infine di maggiore controllo. Il controllo cosa significa? Che avendo meno persone in Camera e Senato, queste persone si potranno meno nascondere tra la folla e saranno più soggette al controllo dei loro cittadini, che sono i loro datori di lavoro. Purtroppo il nostro tempo a disposizione, per diamo la possibilità di ribattere a Silvana Amati per il comitato del no. Sì, io puntualizzerò soprattutto due questioni, quello della rapidità e quello della qualità. Non è vero che il Parlamento è lento, perché quando ci sono state necessità e urgenze il Parlamento è velocissimo. Tutti ormai sanno che il Parlamento lavora a diciamo disposizione del governo, cosa che in realtà è anche impropria. Sappiamo che i ritardi vengono dalla mancanza di decreti delegati, che sono compito del governo portare a casa, e che sono quelli che, una volta applicate le leggi, poi non si completa l'iter e quindi non producono la legge effettiva. Quindi non c'è un ritardo per la lentezza del Parlamento. Poi è sbagliata la questione della qualità. La qualità non è garantita dal numero, la qualità è garantita dalla scelta, dalla selezione, forse anche dal voto di preferenza, che andrebbe reintrodotto. Quindi mi auguro che ci siano leggi elettorali, il rinnovamento dell'organizzazione del sistema elettorale, che garantisca questo. D'altronde, ultima cosa, io sono stata senatrice per 3 legislature delle Marche e io non credo che le Marche meritino un'ulteriore riduzione nella rappresentanza. Si passa da 8 senatori a 5, si passa per le Marche da 16 deputati a 8, a 10, e quindi numeri molto ridotti che non garantiranno, per esempio, la rappresentanza, secondo me, del nostro territorio. Bene, è stata velocissima e precisa la Silvana. Diamo la possibilità adesso a Elisabetta Palma di dare un saluto agli elettori e fare un appello al voto. Il mio appello al voto è molto semplice. Il 20 e il 21 settembre mettere una croce sulla casella del sì vi permetterà di realizzare per la prima volta, vi permetterà di realizzare per la prima volta una riforma già approvata e vi permetterà di ottenere finalmente uno svecchiamento di questa situazione. Grazie. Diamo la possibilità a Silvana di controbattere. Io mi auguro che i cittadini italiani, i marchigiani, i cittadini senegalesi facciano, come è successo le altre volte, nelle altre due riforme costituzionali, facciano appello alla loro coscienza e capiscano che il risultato per loro, perché sono loro i loro diritti tagliati quando non avranno la rappresentanza, non quelli della casta, e votino no. Il 29 settembre è l'anniversario della strage di Marzabotto. Io ricordo che in quel cimitero dove fu compiuta l'ultima strage dei 1800 uccisi dai nazisti è sepolto Dossetti, rappresentante dei comitati per la Costituzione. Lì Costituzione, Resistenza e Repubblica si tengono insieme come immagine e sostanza. Cerchiamo di difenderle, perché è molto facile che toccando una si tocchi il resto. Grazie per essere state con noi, Silvana Amati e Elisabetta Palma. Grazie a voi. Grazie per averci seguito e ci sentiamo.